Ciao a tutti e a tutti. Allora, sono tornato con questo nuovo video che è nuovo. Sì, esatto, come? Esatto, sì, è un Luxmas, bravo. È un nuovo Luxmas. 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 Mas. Luxmas. Esatto. Dai, io sono... Ciao. Prima di iniziare con il video devo salutare tre di voi che mi hanno chiesto di essere salutati nell'ultimo Luxmas. E vi ricordo che se volete essere salutati anche voi, vi basterà semplicemente commentare sotto questo video con l'hashtag Luxmas, scrivendomi salutami col vostro nome, e io nei prossimi Luxmas vi saluterò e sceglierò tre di voi a caso. Quindi oggi io saluto Gaia Casadei, Sofia Franceschini e Giulia Puffa. Un grande bacio a tutte e tre. Allora, oggi ho deciso di parlare di una cosa che mi è venuta in mente in questi giorni, che sono queste strane abitudini che abbiamo. Strane abitudini o cose che facciamo tutti quanti alla fine. Io pensavo di essere pazzo, finché un giorno, parlando con una mia amica, tutto è cambiato. Praticamente io ogni tanto mi capitava nella mia vita, così, di dire: se faccio in 5 secondi, non so, se tipo, se prendo il libro che è sullo scaffale a destra in alto in 5 secondi, domani non mi interroga in storia, in qualche materia. Quindi io facevo veramente queste cose, tipo correvo fino alla libreria in modo da prendere il libro prima dei 5 secondi che contavo mentalmente. Così un giorno, parlando con questa mimica, salta fuori questo argomento e dico: guarda, ti devo confessare una cosa, mi prenderei per pazzo, ma io ho un problema. Cioè, io ogni volta che devo fare qualcosa faccio questa cosa qui, che sono tipo: se io in 5 secondi bevo il bicchiere d'acqua, mi succede domani, andrà bene a scuola. E mi fa: no, anch'io. Ho detto: no, cioè, questa cosa dobbiamo parlare nel video per forza. Cioè, vuol dire che se lo fai anche tu, vuol dire che lo fanno anche altre persone. E quindi oggi volevo parlarvi appunto di questo. Vi chiedo: vi è mai capitato di fare queste cose? Cioè, tipo, anche, lo so, se adesso passa la macchina di un tal colore, la mia crush mi invia un messaggio oggi pomeriggio. E la cosa più bella è che molte volte le cose si realizzano e mi sento realizzato. Dico: allora funziona. Per non parlare dei calzini di colore diverso. Io, forse sarò l'unico malato, ma vado a scuola quando ho le verifiche con i calzini di colore diverso, perché penso che mi portino fortuna. Oppure un'altra cosa: a me è capitato spesso che se io ad esempio scrivo qualcosa su un foglio, ok, a scuola, perché mi sto annoiando, disegno scarabocchio, poi col foglio lo strappo perché lo uso per gli appunti, così lo metto in cartella e quella giornata mi va benissimo, io quel foglio non lo tolgo più dalla cartella, cioè proprio rimane lì per sempre. E se ad esempio lo metto a lavare, io tolgo il pezzo di carta e poi lo rimetto dentro, perché sono convinto che quel foglio mi porti fortuna. Lo faccio anche con l'abbigliamento. Cioè, tipo, se io ho i bracciali, no? Decido di mettermi due bracciali, vedo che la giornata va benissimo, allora quei due bracciali dico: vabbè, li tengo perché vuol dire che mi portano fortuna. Se invece però un giorno metto un bracciale diverso e vedo che la giornata mi va malissimo, io quel bracciale non lo metto più. Cioè, io convinto dico: no, non lo metterò mai più perché mi è andata male la giornata, quindi mi porta sfiga. E in tutto ciò, quello che voglio dire è che io sono un sacco scaramantico. Io credo tantissimo in queste cose. E anche per il fatto tipo del sale, passarsi il sale non si dà mai mano per mano, ma si mette per terra, cioè, cose che mi sono rimaste talmente tanto nel cervello che faccio attenzione. L'unica cosa a cui non credo è al gatto nero, perché io il gatto nero non ci credo che porti sfiga, anzi, io ho un gatto nero che adesso ve lo devo far vedere per forza. Io lo amo, è il mio piccolo Teo, adesso lo vado a prendere perché devo farvelo vedere. Lui è il mio piccolo Teo. E non ci credo infatti al fatto che i gatti neri portino sfiga, anzi, lui veramente è il mio piccolino, gli voglio un sacco di bene. Vai. Nulla, quindi questo video finisce qui. Spero davvero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi abbia strappato un sorriso o semplicemente vi abbia tenuto compagnia. E scrivetemi appunto nei commenti se vi sono capitate anche voi queste cose. E quindi, se questo video vi è piaciuto, fate diventare quel pollice blu, commentate, iscrivetevi al canale se siete nuovi e attivate le notifiche per non perdervi nessuno dei miei Luxmas. Condividete il video con tutti i vostri amici. Qui sotto vi lascio sempre tutti i social dove, se volete, potete seguirmi. Io vi mando un bacione fortissimo e noi ci vediamo domani al prossimo Luxmas. Voglio bene, ci vediamo domani. Ciao ciao!